l'isola dell'Iri. Devo dire che peccato che non c'è uno specchio su questa piazza, perché il colpo d'occhio, ed è importante, è eccezionale, è bello, è una splendida piazza di popolo, non di oligarchie, non di parenti o non solo di parenti, di gente che è venuta a vedere, a sentire l'unità che da questo palco noi stiamo tentando di trasmettere, credo riuscendoci, perché il nostro pianoforte suona tutte le ottave, dai bassi agli alti, e suona tutti i ritmi. Io, senza, voglio dire, entrando direttamente con i piedi nel piatto, come si dice, perché qui non siamo a New York ma siamo a Isola del Liri, insieme a Francovilla e prima di Francovilla sono stato, diciamo, se non il solo, uno dei pochi oppositori nel Consiglio Comunale uscito nel novembre del 93. A questo ruolo mi aveva chiamato quella parte dell'elettorato di Isola del Liri, in gran parte, lo ringrazio e lo ringrazierò sempre, formato per la stragrande maggioranza da quella sinistra moderata, socialista di Isola del Liri, che grande parte ha avuto nella storia della crescita di questa città, e credo di aver onorato l'impegno che avevo assunto davanti a loro di condurre un'opposizione che fosse un'opposizione seria, che fosse un'opposizione anche dura, e lo è stata in certi momenti, ma che fosse un'opposizione che non avesse le fette di salame davanti agli occhi, che non disconoscesse quello che di giorno in giorno, pietra dopo pietra, metro dopo metro, si andava facendo nel recuperare il terreno perso, le forze, le energie, le intelligenze disperse da 40 anni di un potere per lo più comunista a Isola del Liri, di cui oggi, qui stamattina, abbiamo avuto una rappresentazione plastica di importanza notevolissima. Perché, caro sindaco, io sono stato subito, immediatamente pronto a questa battaglia, ma questa mattina abbiamo avuto, credo non da solo, abbiamo avuto la consapevolezza che la posta in gioco è altissima, che occorre vincere e che vinceremo questa battaglia. Perché, cari amici, io questa mattina, e lo dico, certo io sono un dirigente di Forza Italia, ma non credo di svelare nulla nel dire che Forza Italia è un grande contenitore dove sono confluite in massima parte quei voti socialisti, ambientalisti, radicali, oltre che democristiani, centristi, che erano rimasti orfani dopo la stagione di Tangentopoli. Ebbene, io, da persona che nella sinistra moderata di Isola del Liri, nella sinistra liberale, ha avuto, come tutti noi in questa piazza, a cominciare anche dal sindaco, se non le radici, comunque un humus comune di sensibilità, perché questa è una città operaia, noi oggi abbiamo avuto addirittura la negazione delle radici operaie storiche di Isola del Liri. Oggi è stata rinnegata a Manchester da questo palco. Oggi è stata rinnegata la piccola Manchester, è stata rinnegata la tradizione operaia di Isola del Liri. Cari amiche e cari amici, noi abbiamo un tesoro che è la Lefebvre, che è stata riscoperta da questa giunta, su cui c'è stato un grosso investimento. Nel 1830, caro Sperduti, vedi di leggere anche i libri che parlano della classe operaia di Isola del Liri, oltre che le lettere di San Paolo Apostolo ai Corinzi, nel 1830... ad Isola del Liri parte la prima macchina continua italiana. È o no motivo di fierezza per la nostra città riscoprire quella fabbrica dove la bandiera europea sventolava nel 1830, quando gli olandesi, gli scozzesi, i francesi, gli svizzeri venivano loro in questa città a portare lavoro, ricchezza, benessere, quando noi eravamo il centro dell'Europa già allora. Quando, care donne di Isola del Liri, nel 1830 erano occupate ad Isola del Liri più donne che uomini dentro la Lefebvre, perché l'automatizzazione del lavoro consentiva alle donne, oltre che agli uomini, di lavorare. C'erano gli asili nido, caro Mauro Capobianco, altro che via Cuba a Carnello,
nel 1830 agli asili nido, a Isola dell'Iri. Queste sono le radici di questa città, sono le radici di questa lista, sono in Alfredo Barbati, sindaco, socialista, antifascista, costretto all'esilio, a cui il sindaco Magliocchetti ha proposto di intitolare, e il consiglio comunale di Isola dell'Iri all'unanimità ha intitolato il ponte di Pirandello. Questo è l'antifascismo. Qual è l'intolleranza? Dove sono i fascisti DOC e gli antifascisti DOC? Io concludo, perché il popolo di Isola dell'Iri sa leggere, sa scrivere e sa guardare. Sono state dette questa mattina delle frasi anche altrettanto un po' singolari. Sembrerebbe che la cultura socialista appoggi sperduti. Io dico che in questa lista è presente Paolo Rossini, che prese parte da protagonista all'ultima apparizione del Partito Socialista a Isola dell'Iri nel 1990, mentre l'altra lista è guidata da chi, amici, compagni socialisti, nel 1975 cacciò il Partito Socialista, la sinistra moderata da Isola dell'Iri, si insediò e venne scalzato dai Bartolomucci, dai Fiorini, venne allontanato quel sindaco che oggi si ripropone a questa città. Io non voglio che questa città vada 20 anni indietro, non voglio, non è possibile che il programma, il progetto non sia l'Europa, non sia come creare nuovi posti di lavoro, non sia la Boimon, non sia finire queste cose, trovare i fondi, andare a Roma, a Bruxelles per fare, questo è il cammino che ci aspetta in 4 anni, noi stiamo ancora a pensare alle case di Montemontano, ai piani di zona, di cose fatte, occorre fare nuove case, nuovi insediamenti, occorre guardare al futuro. Non possiamo, caro professor Sperduti, io la prima volta ti ho sentito questa mattina, non abbiamo il tempo di stare a sentire i tuoi rimpianti per i 20 anni in cui hai lasciato in mano ad altri le sorti dei comunisti e della sinistra isolana e sembrano che l'abbiano portato al macello. Non è vero, la sinistra isolana, la sinistra moderata, liberale, socialista ha posto su questo palco, ha posto in questa lista, perché noi guardiamo tutti insieme. Insieme a Francovilla, insieme a chi di Francovilla, come me, è fierissimo nemico ideologico e culturale, noi andiamo avanti per Isola, per la nostra città, insieme a Bruno Magliocchetti e a tutti gli altri candidati di questa lista. Grazie e al lavoro! Adesso prendila questa occasione unica per arrivare sempre più su. Cari concittadini, prima di cedere la parola al sindaco, qualche considerazione, perché se è vero come è vero che una campagna elettorale serve soprattutto a dire in piazza alla gente il rendiconto di 4 anni di durissimo lavoro, credetemi, di durissimo lavoro, di chi è stato come noi, sindaco in prima linea, ma tutti gli assessori, tutti i consiglieri comunali, in prima linea a far rinascere questa città. Ebbene, io non voglio fare polemiche con gli avversari politici, però quando questa mattina su questo palco, non l'ultima ruota del carro, ma un noto legale di Isola dell'Iri fa un'affermazione di questo genere registrata, che Isola dell'Iri la giunta Magliocchetti in 4 anni ha ridipinto soltanto le ringhiere dei 2 ponti di Isola dell'Iri. Ebbene, i cittadini che sono di Isola dell'Iri, tutti quanti che passeggiate per Isola, ma non solo per Isola ma anche per la periferia, io voglio dire e voglio in pochi minuti, poi ci sarà l'occasione nelle trasmissioni televisive, negli altri comizi in periferia, di fare il rendiconto di 35 miliardi e 234 milioni spesi per lavori già fatti, per il lavoro che si stanno completando, per i lavori già finanziati e che tra qualche mese inizieranno. 35 miliardi e 234 milioni spesi in questi 4 anni ad Isola dell'Iri. Sono numeri che hanno la testa dura, contro i quali non si può confutare nulla. A questo signore, lo inviterò lunedì mattina con la mia macchina o con la sua macchina, se non conosce Isola dell'Iri, a vedere i cantieri aperti ad Isola dell'Iri,
Noi abbiamo comprato due cartiere di Solliri, gli altri hanno chiuso le fabbriche. Noi, il comune di Solliri, i cittadini di Solliri sono proprietari oggi di due cartiere, la cartiera Boimond e la cartiera Lefebvre, dove stanno lavorando. Alla cartiera Boimond saranno insediate 17 imprese artigianali che daranno lavoro a 600 lavoratori. La cartiera Lefebvre, ne ha parlato Lucio Marziale, un gioiello dell'archeologia industriale che per anni, per troppi anni, hanno tenuto nascosto là sotto. E allora quando si dice che noi abbiamo lavorato soltanto nel centro di Solliri, ebbene questi numeri ancora hanno la testa dura. Di questi 35 miliardi solo il 17% sono stati spesi nel centro storico, il resto è stato speso in periferia e lo documenteremo nelle piazze periferiche, perché lo sanno in periferia, lo sanno gli abitanti della Selva, gli abitanti di San Domenico, di Borgo Nuovo, delle altre contrade dove abbiamo fatto dei lavori e dove stanno cominciando lavori importanti. In 4 anni Solliri è rinata grazie all'amministrazione, ecco il rendiconto che vogliamo dare a questa città, il rendiconto di 4 anni durissimi, di duro lavoro, di duro impegno, nei quali siamo stati ogni giorno al comune ad ascoltare le problematiche della città, nei quali in questi 4 anni, oltre ai lavori pubblici, noi ogni anno abbiamo speso 1 miliardo ogni anno nell'assistenza sociale agli handicappati, alle persone anziane, ai portatori di handicap, alle fasce sociali dei deboli, 1 miliardo all'anno all'assistenza sociale, perché questo paese ha bisogno di assistenza, perché ci sono fasce sociali e le abbiamo ascoltate, caro sindaco, ogni giorno al comune venire e alle quali abbiamo dato delle risposte. Certo, il lavoro è lungo, il lavoro è ancora lungo da compiere, il Solliri ha bisogno ancora di altre cose, di tante cose, ma noi in questi 4 anni abbiamo dimostrato di essere classe di governo in questa città. Noi in questi 4 anni, e questa è un'altra risposta, un altro sassolino che ho nella scarpa, 35 miliardi di appalti, è andato tutto bene. In questa città, negli appalti che abbiamo fatti, sono intervenute le più grosse aziende d'Italia, imprese rosse, cooperative bianche, ebbene tutti gli appalti non hanno avuto un ricorso, non hanno avuto un esposto, appalti miliardari che stanno andando avanti e stanno, questa città è fiore all'occhiello di Solliri della provincia di Frosinone. Girate la provincia di Frosinone e il Lazio e vedere come parlano di Solliri, ecco perché la bandiera dell'Europa, noi stiamo in Europa, questa mattina qualcuno ha tentato di farci riportare indietro di 20 anni, e se qualcuno non è uscito di casa da 19 anni e non le sa queste cose, altri lo sanno perché bazzicano i Solliri e sanno i grossi lavori che stiamo svolgendo di Solliri. E allora dobbiamo continuare il lavoro svolto, non possiamo fermarci perché il pericolo è grosso. E se malauguratamente vincesse qualcun altro, il pericolo che i Solliri possa tornare indietro con una mentalità gretta, con una mentalità stalinista, invece noi vogliamo andare avanti per costruire i Solliri, per costruire il futuro soprattutto dei giovani di Solliri. Grazie. Bravo Mimmo. E adesso la parola al sindaco Bruno Magliocchetti. Cari isolani, se qualche curioso che questa mattina ha assistito al comizio, non voglio nemmeno dire dei nostri avversari, dei nostri concorrenti, creda che io possa scendere a quel livello, resterà completamente deluso. Perché rispetto a chi, in un passato che per me è remoto, è molto lontano, era abituato insieme a me a sostenere delle diatribe che all'epoca potevano avere anche una validità, avendo rimosso 20 anni della propria esistenza, pensa che io sia rimasto a quel livello, sbaglia di grosso,
perché avendo maturato il mio pensiero politico, ho dato a questa mia città, che è il mio massimo bene, la soddisfazione di essere eletto per 3 volte al Senato della Repubblica Italiana. E quindi capirà qualcuno che io non posso, perché farei violenza prima di tutto su me stesso e poi su coloro i quali, sfidando anche una temperatura che non è delle migliori, sta qui a dimostrare tutto l'affetto e tutta la soddisfazione per gli importanti traguardi raggiunti dall'amministrazione che ho avuto l'onore di presiedere in questi 4 anni. E allora io farò una campagna elettorale anomala, perché è scontato parlare bene di coloro i quali con me hanno collaborato e che intendono collaborare. Guardate, io parlerò bene dei miei avversari, perché io non vengo a citarvi Paolo con la lettera ai Corinti, una caduta di stile, non è possibile in un momento come questo confondere il sacro con il profano, se non c'è la volontà di strumentalizzare anche la religione per fini politici. Io vi parlerò di un principio che è alla base del mio comportamento, sia nella mia vita privata che nella vita pubblica, che è l'amore per il mio prossimo. E prossimo è anche colui il quale, con argomentazioni risibili, perché hanno fatto ridere tutta Isola, non avendo nient'altro da dire nei miei confronti, ha osato dire in questa piazza che io ho una casa brutta. Però attenzione, è una casa che è stata pagata con tanti sacrifici, non è la casa di coloro, anche altri personaggi politici del Partito Democratico della sinistra, che per anni hanno sfruttato le case dello Stato pagando 50.000 lire al mese. E qui finisce la politica, professor Sperduti, quando si scende a questo tipo di livello. E poiché io non cito le lettere di San Paolo, ma cerco nei limiti del possibile di professare e di rispettare i valori che sono alla base della mia religione, perché sono un cattolico praticante, io ti dimostro tutto il mio smisurato amore, perché tu sei isolano e non potrai mai concepire di non avere simpatia per un isolano, anche quando preso dal furore degli interessi della propria parte politica, tendono di denigrare la mia persona. C'è stato un altro Giacomo in questo paese, Giacomo Buoncompagni, ed io ho fatto curare questo volume che è diventato un best seller non solo in provincia di Frosinone, perché mi viene chiesto anche a Roma, e se il professor Giacomo Sperduti è presente in piazza, io con molta umiltà scenderò da questo palco e in segno di amicizia gli offrirò copia di questo volume, perché il professor Sperduti è un isolano. Ma Giacomo Buoncompagni già nella seconda metà del 500 aveva una visione ampia della politica, era un grande personaggio europeo, e nel nome dell'Europa noi apriamo questa campagna elettorale, non nel nome delle retrobotteghe, degli squallidi interessi personali, delle gelosie, delle invidie, del classismo, dell'odio di classe, nel nome dell'amore, nel nome dell'Europa, di questa
grande casa verso la quale qualcuno aspira a livello governativo di andare, ma io posso dire con i dati alla mano che Isola del Liri già veleggia verso l'Europa con il suo grande, globale, arioso, pieno di aspettative e di speranze, progetto che si chiama Isola del Liri, centro europeo della civiltà, della carta e delle telecomunicazioni. Perché è bene che si sappia che Isola del Liri in questi 4 anni, altro che la politica dei due ponti, ha raggiunto grandissimi primati. Chi di voi nel corso di questi 4 anni, dopo decenni bui, non ha finalmente sentito l'orgoglio di essere isolano? Chi di voi? Quando un assessore regionale del Partito Democratico della Sinistra, un galantuomo, nel momento in cui venivano inaugurati i lavori della Boimont e della Lefebvre, in una pubblica dimostrazione diceva che tra le più importanti e efficienti amministrazioni della regione Lazio c'era Isola del Liri, lo affermava un assessore regionale del Partito Democratico della Sinistra. E insieme a noi c'erano quei rappresentanti che oggi cercano di denigrarci, erano con noi su, alla Lefebvre, alla Boimont. Quando l'assessore del Partito Democratico delle Sinistre della Regione Lazio, che è amministrato dalla sinistra, diceva addirittura, non in privato e non ed in pubblico, diceva che Isola del Liri rappresentava il fiore all'occhiello della Regione Lazio, perché Isola del Liri è il primo comune d'Europa e d'Italia utilizzatore dei fondi strutturali della Unione Europea. Voi sapete che l'Italia è il fanalino di coda. L'Italia utilizza soltanto il 14% dei fondi che l'Unione Europea mette a disposizione degli Stati membri. Bene, il rapporto alla popolazione, Isola del Liri è il primo comune d'Italia e grazie a quei fondi della Unione Europea questa amministrazione in pochi anni è riuscita, come è stato già detto prima di me, ad acquistare proprio quelle cartiere che hanno chiuso i battenti durante il quarantennio comunista ad Isola del Liri. Ma vi ricordate la cartiera Sarra? Vi ricordate la cartiera Viscogliosi? Vi ricordate, isolani, la cartiera Costantini? Vi ricordate il lanificio D'Ambrosio? Vi ricordate il lanificio San Francesco? Vi ricordate la Boimont? Vi ricordate il pastificio San Domenico? Hanno chiuso i battenti durante le loro fallimentari gestioni politiche e amministrative, perché queste sono le realtà. Uno dei centri industriali più importanti d'Italia, che dall'epoca di Giacomo Boncompagni, parlo dal 1580 in poi, avevano avuto una continua evoluzione, che non è cessata la evoluzione, cari comunisti, nemmeno sotto quel famigerato, secondo voi, regime fascista, perché in quel ventennio Isola è arrivata all'apice della propria fortuna economica? E sono i dati che parlano? Sono stati sufficienti 20 anni, gli anni 50 e gli anni 60, per distruggere un patrimonio che i nostri padri avevano realizzato in circa 500 anni di storia. Questa è la realtà. Ed ecco perché questa campagna elettorale è una campagna elettorale di confronto. Qui si confrontano 40 anni di fallimenti e 4 anni di rinascita. Perché badate,
Si parla di occupazione in Italia, si parla di occupazione in Europa. Ma perché non parlate della Boymond? Voi che avete una cultura di sinistra, perché non elevate sui vostri vessilli la Boymond che dal 1979 egregio professor Sperduti, proprio nel momento in cui concludevi il tuo quadriennio amministrativo, la Boymond chiedeva i battenti, la Boymond sta riaprendo, i lavori sono in corso e velocemente, in quella industria entreranno 17 piccole e medie imprese per 600 posti di lavoro. Queste sono le cose che voi dovete dire, queste sono le attese, le speranze che noi dobbiamo alimentare per questi giovani senza questo cupio di soldi che alimenta la vostra condizione e la vostra condizione esistenziale, perché voi siete uomini che non avete speranza, perché avete spesso proprio la speranza cristiana senza della quale non c'è nessuna prospettiva, non c'è nessun futuro, non c'è vita, ma c'è soltanto una cultura edificata sul concetto della morte. Noi siamo, e l'ha detto già in una maniera esemplare il professor Serapiglia, noi siamo per la cultura della vita, e voglio richiamarmi pure io, non a Paolo, ma mi voglio richiamare a una enciclica del nostro attuale pontefice, di Giovanni Paolo II, quando nella Evangelium Vitae Giovanni Paolo II dice che noi non ci troviamo di fronte, ma noi ci troviamo dentro un conflitto immane, grandioso, tra la cultura della morte e la cultura della vita. Voi siete la cultura della morte, la cultura degli atei, del materialismo, della vita senza speranza, perché non c'è una visione ultraterrena nella vostra condizione. Noi invece siamo i propagandisti di una cultura della vita che è fatta di gioia, che è fatta di fede in Dio, che è fatta di fede per la famiglia, per la patria, per l'appartenenza ai grandi valori dello spirito, contro i subvalori della materia che vi rendono grigi, bui, senza sorriso. Sono due mondi che a Isola si scontrano. E tra gli obiettivi culturali che noi abbiamo raggiunto è che ad Isola del Liri si è realizzato anche il bipolarismo perfetto, due mondi, due concezioni del mondo e della vita che si confrontano fra di loro. La cultura della morte, di chi parla sempre e sovente anche il giovane della morte, e di chi invece invita i giovani ad avere speranza, a vivere insieme come abbiamo vissuto insieme in questi 4 anni, in una isola che abbiamo trovata desertificata, isolata, desolata, degradata, e l'abbiamo invece vista come un salotto, il salotto della ciociaria, la città della musica, dove tutte le genti della provincia di Frosinone convergevano, dove abbiamo visto le famiglie vivere insieme, i bambini giocare in una piazza che non esisteva più, che era un ricettacolo di macchine più o meno usate. Abbiamo rivisto una isola viva, pulita, perché badate, 4 anni fa noi di una cartiera famosa, della più importante cartiera d'Europa agli inizi dell'Ottocento, non avevamo nemmeno sentore, perché il problema più sentito ad Isola del Liri era quello di tenere la città pulita. Vi ricordate, in campagna elettorale mi si chiese: se tu dovessi diventare sindaco, che cosa faresti? Io non sapevo che nelle viscere di Isola del Liri ci fosse la più importante cartiera d'Europa dell'Ottocento. Sapevo insieme a tutti voi che il problema più grande d'Isola era un po' di igiene, un po' di pulizia. Dissi: prenderò una ramazza e pulirò la mia città che non si pulisce da 10 anni.
ci fu un entusiasmo generale, ne parlò la stampa nazionale, la gente scese dalla finestra, i bar organizzarono dei buffet, perché in quel momento il problema più sentito era quello di tenere pulita la città. Poi abbiamo preso una cartiera, era nascosta, stava sotto le viscere, ne avevamo perso la memoria storica, l'abbiamo riportata alla luce con gli aiuti dell'Europa. Vengono da tutta Europa ormai, a Bruxelles, a Strasburgo, e ve lo posso dire come parlamentare, si vede e si pensa alla cartiera Lefebvre come uno dei più importanti gioielli di archeologia industriale d'Europa. L'abbiamo tirata fuori dalle viscere della terra, doveva rappresentare per loro che si ritengono depositari della civiltà operaia, dovevano essere loro i primi a ergere sui loro vessilli questo grande emblema, simbolo della civiltà del nostro paese, e parlano della mia casa brutta, perché non hanno nulla da dire nei miei confronti, perché e per la mia vita privata e per quella pubblica nessuno può osare, se non in malafede e costretto dalla più sfrenata cattiveria, dire alcunché. Sono una persona pulita che poteva anche permettersi qualche agio parlamentare a Roma e che invece ha voluto ascoltare il grido di dolore degli isolani di 4 anni fa e mettersi, come dissi allora, una croce, ovviamente una croce laica, sulle spalle per ridare ad Isola dignità, prospettive, progresse di lavoro. Badate, io non vi dico cose che in campagna elettorale poi diventano ovvie, perché la campagna elettorale poi serve per fare della propaganda. Io vi parlo di cose che sono sotto gli occhi di tutti. Ma quando un prefetto della provincia di Frosinone, quando un questore, quando il comandante del gruppo dell'arma dei carabinieri, quando la banda dell'arma dei carabinieri, quando tutte le autorità vengono ad onorarci a Isola del Liri e a dirci pubblicamente che da un paese negletto, abbandonato, in pochi mesi, non in pochi anni, noi siamo riusciti a prendere questa nostra benedetta città dall'ultimo posto della classifica provinciale e portarla al primo posto. Noi dobbiamo sentirci orgogliosi di questa grande appartenenza, di essere isolani. Quando noi riusciamo a portare avanti non soltanto lavori di arredo urbano che sono necessari per rendere più accogliente una città, quando noi ridiamo lustro al nostro storico palazzo comunale, il cui orologio si era fermato alle 7:20 dell'11 maggio del 1984, quando quel palazzo meraviglioso che ci invidia adesso tutta la provincia di Frosinone e che ha subito un processo di informatizzazione tanto da essere considerata Isola del Liri all'avanguardia per l'informatica in provincia di Frosinone, quando noi sulla stessa internet, che è la rete delle reti, noi navighiamo con decine e decine di pagine, tanto che i nostri isolani, ai quali rivolgiamo una grande ovazione perché è la parte migliore del nostro popolo, che vivono in tutto il mondo, oggi hanno la possibilità attraverso un computer di poter verificare le grandi opere che stiamo facendo in questo paese, tanto che sono più conosciute a Toronto che in qualche anfratto classista di questa nostra isola Liri. Noi dobbiamo sentirci orgogliosi. Quando Isola va oltre l'oceano
e si gemella con una città di 1,5 milioni di abitanti, che è una città simbolo. Quando una delegazione americana, non di Bucarest, americana, ci onora per 10 giorni qui ad Isola del Liri, e quando il vice sindaco di quella città, che è stato un deputato della Louisiana, che è uno dei più importanti stati degli Stati Uniti d'America, ci dice pubblicamente che non aveva mai pensato, era al di là di ogni immaginazione, che in Italia un comune di 13.000 abitanti potesse essere così evoluto, noi dobbiamo essere orgogliosi di essere isolani. Quando noi abbiamo visto un'isola del Liri, dove per tanti decenni ci sono stati isolani che hanno pensato ai carri armati sovietici per farci fare la fine di grandi popoli civili europei, parlo della Polonia, parlo dell'Ungheria, parlo della Cecoslovacchia, parlo della stessa Russia, hanno pensato per decenni di portarci qua i carri armati sovietici. Bene, il mio più grande onore, la mia più grande soddisfazione è quando ho visto il mio paese con le bandiere italiane e degli Stati Uniti d'America, che sono la patria della libertà, che hanno fatto della libertà una religione. Questa è la moderna isola del Liri. Certo, in 4 anni, considerato che i primi 2 anni noi li abbiamo dovuti affrontare per le emergenze, 5 miliardi di debito pubblico, non c'era nemmeno una burocrazia comunale, perché una parte degli impiegati stavano qui nella ex scuola media di San Lorenzo, un'altra parte stavano dentro una palestra, gli uni non sapevano quello che facevano gli altri. Bene, sentiteli adesso i nostri impiegati comunali, che io voglio ringraziare, perché come li criticai 4 anni fa a ragione, ma la responsabilità era di coloro che non riuscivano ad avere una concezione aziendalistica dell'amministrazione pubblica, come vi ho criticato 4 anni fa, oggi io vi ringrazio per aver dato la massima collaborazione perché Isola raggiungesse questi livelli. E ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con noi e che oggi sono dall'altra parte, perché è bene che Isola del Liri sappia che nella scelta dei collaboratori, nella scelta dei progettisti, noi non abbiamo usato la logica spartitoria che è stata da loro usata nel passato, perché se loro vogliono, ovviamente per riserva e per correttezza non lo voglio fare, ma se durante la campagna elettorale dovessimo scendere anche a tanto, io farò l'elenco anche di candidati di quella lista che hanno strisciato dentro la mia stanza per avere degli incarichi. Li posso elencare tutti. Non ho fatto distinzioni ideologiche. Anche quando, attraversando l'oceano per gemellare la mia bella città con la città di New Orleans, io non ho disdegnato di essere accompagnato da un grande amico del Partito Democratico della Sinistra, che affettuosamente voglio ringraziare e voglio salutare in questa piazza, Luciano Duro. Loro non l'avrebbero mai fatto. E di Luciano Duro devo dire qualche cosa di importante, perché si dirà moltissimo durante questa campagna elettorale. E
Esiste un sodalizio tra me e lui che dura da 15 anni. Ambedue amanti del jazz. 15 anni fa noi abbiamo realizzato un'associazione che si chiama Jazz in Arts e abbiamo trascorso mesi, qualche anno, per poter realizzare quello che poi è stato realizzato. Certo, Luciano Duro è l'ideatore del Liri Blues, ma questa amministrazione ha fatto di una manifestazione, seppure importante da un punto di vista artistico e culturale, un grande progetto di dimensione mondiale, perché da qui siamo partiti con la città della musica che stanno tanto disprezzando loro e denigrando. Ma oltre a New Orleans noi ci gemelleremo con Salisburgo, con Napoli, con Perugia, con tutte le città della musica del mondo, perché questo ormai è il destino dei popoli, è il terziario, è l'arte, è la cultura che sono trainante, sono le nuove occupazioni, cari giovani. Noi siamo ormai in una dimensione moderna di grande modernizzazione che dovrà portare Isola del Liri sempre più avanti. Certo, stiamo a metà del cammino, dobbiamo ancora fare tante cose. Vi posso assicurare che noi le faremo. Le faremo perché io avevo bisogno di questo appuntamento di questa sera. Questa è una delle piazze più affollate da quando tengo comizi in piazza dei Compagni e sono ormai 40 anni. Ho iniziato che ero più che un ragazzetto e mi sto avvicinando ai 60 anni. Risconosco tra di voi amici, conoscenti, gente che mi ha voluto sempre bene e me li ricordo giovani, giovanissimi. State ancora qui con i capelli bianchi come i miei e questa è la più grande soddisfazione che può avere un uomo politico che, avendo attraversato la palude della politica italiana, oggi con soddisfazione a queste stesse persone posso dire che nemmeno uno schizzo di fango mi ha colpito. E questa è la cosa più bella che io possa dire al mio popolo, al popolo di Isola del Liri. Allora avanti, avanti per la seconda metà del cammino per portare Isola del Liri a livelli altissimi. Viva Isola del Liri!